griglia di partenza, pochi istanti, ed ecco la bandiera verde che sventola, i motori che partono. C'è un problema per qualche pilota rimasto attardato sulla griglia di partenza. Si muovono in realtà tutti, anche il 347 che identifichiamo in Antonacca. Sarebbe un peccato per lui non riuscire a riguadagnare la sesta fila che gli spettava dopo le qualifiche, le manche di qualificazione nella prefinale, scusate. Poi il 330 invece, che è Lucas Legere, che non si muove dalla griglia di partenza, quindi partirà dal dialetto, diciamo, di uscita dalla pit lane. In sostanza smanacciano i piloti della KF Junior. Siamo già in prossimità dell'ultimo tornante, vedremo se ci sarà un ulteriore giro di lancio. Sembrano rallentare a sufficienza di già i battistrada, ovvero Ahmed e Junior. C'è Junior che già manda a quel paese chi segue, mano alzata. Tommaso Mosca forse un po' prepotente, ma a sua volta sarà sicuramente stato toccato da Max Futrer, che a sua volta sarà stato toccato da De Francesco. Sapete com'è, scaricabarile classico che si verifica nelle partenze. È stato lui, no? È stato l'altro. Uno scaricabarile che conosce bene un pilota con la P maiuscola, Alessio Lorandi, che è qui in cabina di commento con noi. Ciao Ale, proviamo a vedere se funzionano le cuffie, così ci potrai assistere. Proviamo un attimo in diretta, live. Ciao a tutti. Ci sentite in regia? Se ci sentite in regia siamo felicissimi, benissimo, ci sentiranno anche a casa. Ale, prima di tutto complimenti, fai paura. Adesso dobbiamo concentrarci un attimo sullo start, ci aiuti a capire cosa succede, perché noi con lo schermo non ce la caviamo molto bene. Ah no, non è lo schermo, è il karting, scusami. No, però battute a parte, ci aiuterai un po' a capire lo start. Uno start che a te è venuto perfetto, ti sei guadagnato la prima posizione, sei andato a vincere la seconda gara di seguito in KF, ne parliamo dopo. Semafori che si spengono, si parte, si cerca la linea interna, Ahmed che ovviamente prende la prima posizione, sfilano più con più difficoltà invece i piloti all'esterno, tant'è che Mick Junior si posiziona in settima, ottava posizione, Ahmed però rimane là davanti, seguito da un Tony Kart che potrebbe essere quello di Maslov, e poi Tictum, e ancora un Cosmic che potrebbe essere Lassene, potrebbe essere lui, sì, e poi Mick Junior appunto è a seguire Tommaso Mosca. Quindi start un po' difficile per quelli che partono all'esterno, Alessio, mentre c'è un bel mucchione al primo tornante non inquadrato, piloti del retrovie, si spera. Start difficile, dicevamo, all'esterno, come mai? Perché non riesce a trovare la linea interna e i palotti che stanno all'interno decidono un po' cosa fare. Se tenerti all'esterno o meno. Devlin De Francesco mi sembra di intravedere, di intendere, credo sia lui il pilota all'attacco. Mentre la classifica ci dice che Ahmed, Maslow, Tictum, Lessene e Mick Junior occupano le prime 5 posizioni, a seguire Tommaso Mosca e ancora Futrel e Fernandez, con Futrel che ha perso un paio di posizioni se non 3. Ahmed adesso ha nella schiena Maslov, attenzione perché Maslov è stato un bello osso duro per tutto il weekend, poi ha avuto qualche problemino nelle manche ed è stato costretto a rincorrere poi in prefinale, ma quando è là davanti Maslov picchia lì dei tempi non male, vero Ale? Sì, è sempre stato veloce il weekend, ho visto che ha avuto un po' di problemi nelle manche, ma secondo me può competere per la vittoria. Assolutamente, Ahmed fa segnare un 49.5, 49.4 per Maslov, ma è Tictum a segnare il best lap per il momento con un 49.289, impressionante, meglio di tutti gli altri ovviamente. Poi alle sue spalle Lessene e Mick Junior per le prime 5 posizioni che sembrano
essere belle compatte potrebbe veramente scoppiare la bomba lì a livello sportivo, a livello di competizione. Sì, dipende dalla velocità dei piloti. Vedo Tictum che è stato veloce tutto il weekend, secondo me lui tenterà l'attacco subito e cercherà di mettersi subito al comando, insomma. Perché ha ritmo per scappare probabilmente adesso, giusto? Almeno adesso ha ritmo anche per tentare la staccata che arriva, arriva la staccata di Daniel Tictum, Dan Tictum che va in seconda posizione ai danni di Maslow che nulla può rispetto al pilota inglese del team Zanardi Stracca Racing. In prima posizione Ahmed, ancora qualche decimo di vantaggio, fa tra l'altro segnare il miglior crono nel primo settore Ahmed, complice anche il fatto che Tictum è andato a superare, eccolo qui il replay, è andato a superare Maslow e di conseguenza i due ovviamente hanno perso qualche cosina. Intanto rimane a guardare il tutto con freddezza e tranquillità Mick Junior, preceduto dall'SNE. Maslow non ci sta a lasciare andare via Dan Tictum, però devono muoversi là dietro, perché se no Ahmed con un 48.375 che è anche il miglior giro della gara prende e se ne va. Gli inseguitori in questa tornata con il sorpasso, vuoi per il sorpasso vuoi per la bagarre, hanno perso comunque un 4 decimi che sono bastati a portare a quasi un secondo il vantaggio di Ahmed nei confronti di tutti gli altri. Intanto Maslow è ancora aggressivo in tutti i sensi, porta i segni della bagarre anche sul musetto, ma soprattutto aggredisce i cordoli e prova forse la fondo, no, non è ancora il momento, sono compatti. Intanto Mick Junior all'interno di l'SNE, ma nulla da fare, si riaccoda, ritorna fuori, prova la staccata e ci riesce, Junior passa in quarta posizione, adesso deve chiudere la porta, però non deve dare spazio a repliche, così è. Tictum ha messo invece le idee a posto, ha messo, ha riordinato le idee, anche se gira ancora più piano di Ahmed che fa il miglior giro, mentre vediamo il sorpasso di Junior sull'SNE. Ahmed fa segnare il miglior crono e adesso anche il miglior tempo nel primo settore di questo giro, di questa tornata. Attenzione perché Ahmed piglia e se ne va. Tictum, ora secondo settore viola. Secondo settore viola per Tictum, ci fa notare Alessio Lorandi che è bravo come pilota e bravo anche commentatore, però continua a fare il pilota che lo fai da Dio e va benissimo così. Miglior giro ancora per Ahmed, subito scalzato da Futrell che però si trova in nona posizione, quindi ha un po' di jet lag rispetto agli avversari, c'è un po' di fuso orario, stesso team di Ahmed, evidentemente il materiale di Ricky Flynn non va male in questa occasione, sicuramente funziona meglio ad Ahmed che là davanti. Vediamo se riesce a rosicchiare qualcosa Tictum nei confronti di Ahmed, nulla da fare. Ahmed è una lotta tra inglesi, vedete la capocciata istintiva che tira, quel colpo di reni che ha tirato Tictum nei confronti del proprio kart. Tictum è riuscito a scollarsi di dosso effettivamente Maslow, ma non riesce a recuperare neanche un centesimo o poco o giù di lì, riesce proprio 10 centesimi a recuperare nei confronti di Ahmed. A fine del giro ne prende però una decina, quindi nulla da fare. Ahmed che continua raggranellare qualcosa, mentre le posizioni sono statiche in questo momento della gara, quando non siamo ancora a metà gara ma siamo prossimi ormai al giro di boa. Ale, com'è andata la tua gara? Come l'hai vissuta dall'abitacolo? Noi non ti abbiamo praticamente visto, eri su un altro pianeta dal nostro punto di vista. Boh, io sinceramente ho pianificato di fare un'ottima partenza, sono riuscito, poi mi sono guardato dietro il primo giro, alla fine del primo giro, e sinceramente poi ho messo giù la testa, non mi interessava quanto andavo io, quanto andavano gli altri, sapevo che ne avevo un filo di più e che comunque se mi passavano mi passavano, quindi ho messo giù la testa e fino al 19° giro non ho proprio dato una sbirciata indietro. Poi all'ultimo giro mi sono guardato indietro e ho visto che erano a un paio di secondi e lì è stata un po' una bella emozione perché sono un po' liberato. Ma devo dire, guarda, io magari sono un po' presuntuoso, ma penso di conoscerti un po', di averti visto nell'arco della tua carriera da quando eri nella 60, poi nella KF Junior, ho visto il tuo apprendistato nella KF Junior, che è ovviamente sempre difficile, soprattutto le prime gare.
Sei sempre stato velocissimo, ma ovviamente la cosa difficile non è fare il tempo, ma mettere insieme tutto nell'arco di un weekend. Io ti ho visto, come dire, stravolto a livello di pilota in questo weekend, ovvero ti è successo di tutto. Andavi al di là della velocità assoluta impressionante, ma ti è successo di tutto. Ti hanno escluso da una gara dopo che avevi vinto con 16 secondi di vantaggio guidando come Senna sull'acqua. Sei partito dietro nella prefinale, sembrava che partissi in pole position, tanto eri tranquillo e sereno. Non hai sbagliato, potevi partire all'esterno, all'interno. Cioè, cos'è cambiato nella tua testa? Complice forse il mondiale, non lo so. No, sinceramente sapevo che avevo un ottimo materiale con il Telaitoni e il motore TM. Secondo me va molto tutto l'insieme va molto forte. E per me devo solo gestire l'insieme. Comunque so che le gare sono più lunghe in KF2, quindi bisogna gestire al meglio. E secondo me, cioè, non è cambiato un più di tanto. Sono riuscito a fare passare nel momento giusto sempre in categoria. Esatto. Benissimo. Vediamo allora cosa sta succedendo invece in KF Junior con Ahmed, che ormai ha salutato il gruppo, sta facendo una gara alla Lorandi a questo punto su Tictum, che è impotente in seconda posizione, riesce a tenere ancora a distanza Maslov, ma non riesce comunque a rubare terreno a chi lo precede, anzi si prende sempre quei 30, 40, 50 millesimi a settore, che chiaramente lo mettono in un po' lo tengono fermo lì dov'è. Maslov alle sue spalle, vediamo se recupera qualcosa. Sì, 70 millesimi, non un vantaggio mondiale, però comunque recupera 70 millesimi. Alle spalle di Maslov troviamo Junior, Mick Junior, che gira 3 millesimi meglio di Tictum. I tre li vedete qui inquadrati, riescono a stare insieme sul teleschermo praticamente. Eccoli qua che sfilano dal 3.28 al 3.12, parliamo di numeri di gara. Sono belli compatti, ma al momento non a tiro di sorpasso. Proseguiamo con la lettura della classifica. L'SNE ormai un pelino più distante, il belga al volante del Cosmic Kart, poi Fernandez, Futrell, De Francesco, Mosca scivolato in nona posizione, Aga è decimo, Martinez, Drugovic, Alex Garofano, Trevisanuto che sta facendo una bellissima gara, così come Martinez che ha guadagnato 11 posizioni, Trevisanuto ne ha guadagnate 14. Bravo il pilotino della PCR, anche lui bello sfigato, perché come te aveva vinto una bella manche sull'acqua. Poi però in un'altra manche è stato buttato fuori, se non ricordo male, esattamente, e quindi anche lui a rincorrere in una prefinale che lo ha visto finire fuori, ma comunque recuperare fino ad entrare nella top 17, quella parte della classifica che gli ha dato accesso appunto ovviamente dal fondo però alla finale, e adesso dal fondo sta recuperando ed è riuscito ad arrivare fino in 14esima posizione, merita un applauso. Alle sue spalle Garofano, un altro italiano, poi Lungard, Roes, un esordiente per il Team Energy, Yue Yang e Maini che tu conosci bene perché è tuo compagno di squadra, giusto? Sì. Dico una stupidata. Sì. E anche lui passa dalla 60, se non sbaglio. Com'è passare dalla 60 alla KF Junior? Dalla Mini alla KF Junior c'è un grosso salto, e quindi non è facile essere subito competitivi. Magari sei subito super competitivo nei tempi, riesci a fare i miglior tempi in qualifica, però ovviamente in gara è molto più difficile gestirla, perché in Mini comunque è un po' più semplice, qua invece se ti allarghi in una curva puoi perdere 10 posizioni. Eh sì, abbiamo visto effettivamente che ci sono delle lotte belle serrate in KF Junior, forse questa finalissima non è l'esempio lampante di quello che può succedere. Intanto De Francesco, ho detto una subilata, sì, sull'SNE credo, esattamente, guadagna un'altra posizione. De Francesco anche lui, gara con l'elastico, fortissimo, andava fortissimo, poi è finito indietro, poi ha recuperato, insomma, mettere in fila quello che dicevamo prima, un weekend con tutte le variabili che entrano in gioco, e vincere con la perentorietà con la quale hai vinto tu e con la quale sta vincendo Enam Ahmed, non è semplice, non è assolutamente semplice. Sì, perché può capitare sempre di tutto, e vabbè, questo fa parte del gioco.
si cerca di evitare, però succede spesso. Non si può evitare assolutamente. Ultimo giro nel frattempo, bravissimo, io mi sarei perso, cioè io sarei arrivato a commentare il podio ancora parlando della tua gara. Non si può evitare, dicevamo invece la pioggia non la puoi comandare, e in questo weekend ha rotto le scatole parecchio. Ma a me piace moltissimo andare sul bagnato, mi diverto molto e vado anche molto forte. L'abbiamo visto, ti ho visto ieri all'ultimo tornante, quello che tra pochi istanti affronterà Enam Ahmed, spero meno di traverso rispetto a come lo facevi tu, che sembravi Carlos Sainz, papà intendo dire, senza offesa, nei rally, ecco, arrivavi qui tutto di traverso, affrontavi l'ultimo tornante veloce tanto quanto Enam Ahmed, che già esulta e quasi sbanda, diciamo, sul rettilineo di partenza, arriva e vince l'inglese, sì, buonanotte Ahmed, non è proprio un cognome italiano, l'inglese davanti al connazionale Tictum, poi Maslow, Futrell, che ha beffato Junior, e poi De Francesco, Lessene, Aga, Fernandez e Mosca per la top 10 di questa finalissima della KF Junior.